CD Projekt Red ha provato in qualche maniera e modo a sistemare la polizia, ma no, no, bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, perché stiamo aumentando, mi fa piacere che la community si sia attivata e sono molto felice di tutte le vostre risposte, di tutte le vostre idee, di tutte le vostre perplessità che mi lasciate nei commenti qua sotto ai video. Quindi iscrivetevi al canale, iniziamo a creare una community sempre più grande e io cercherò di portare sempre più contenuti e sempre più giochi qua sul canale tutto per voi. Premetto subito che ho un po' di raffreddore, quindi se mi sentite parlare strano, non riuscirete tipo a dire la R. Non è colpa mia, è colpa del raffreddore. Ma cosa dicevamo? Ah sì, della polizia. La polizia, questa bellissima cosa che CD Projekt ha sbagliato fin dal principio. Ora, quello che era sbagliato nella polizia precedentemente era che quando tu commettevi un qualsiasi crimine, istantaneamente la polizia si respawnava o spawnava accanto a te e ti ammazzava. Non potevi farci nulla perché dopo aver ammazzato due poliziotti arrivavano i mech e ti falciavano via. Era difficile scappare, era difficile fare praticamente qualsiasi cosa, quindi era inevitabile cercare di ignorare la polizia il più possibile. Che cosa hanno fatto nella patch 1.2? O meglio, che cosa dovrebbero aver fatto nella patch 1.2? Semplicemente hanno aumentato l'area di spawn, quindi hanno creato un'area più ampia dove la polizia può spawnare e hanno fatto in modo, in teoria, che la polizia spawni dopo tot secondi il più lontano possibile da te. Chiaramente questa cosa ha dei difetti enormi in un gioco basato su una città che non è sull'estensione orizzontale, ma è sull'estensione verticale. E cioè, se io vado a mettermi in posizioni particolari dove letteralmente per arrivare dove sono io bisogna usare il doppio salto o in qualche maniera e modo bisogna arrivarci facendo determinate strade che la polizia o le persone normali non possono fare e non ci sono scale facili da raggiungere, dove siamo noi, la polizia in questo caso si comporterà tale quale a prima della 1.2. Quindi vediamo un attimino quali sono le situazioni limite e quali invece no, che cosa hanno sistemato e che cosa invece dovrebbero sistemare. Innanzitutto vi dico subito che per me la polizia è totalmente da reworkare. Questo lo dico fin da subito, l'ho sempre detto, è un sistema fallimentare. Ci sono sistemi più vecchi che funzionano molto meglio, come per esempio quello di GTA. Quindi partiamo dal presupposto che per sistemare realmente quello che fa la polizia in Cyberpunk sarebbe da rifare da capo. Questo non ci sono dubbi, non credo ci siano molte alternative, è da rifare punto e basta. Che cosa ha cercato di fare CD Projekt però? Ha cercato di sistemare tutti quegli aspetti che la polizia dovrebbe avere e che in realtà prima della 1.2 in Cyberpunk non avvenivano. Quindi come vedete nel video io ho provato. Ormai sono tipo 3 giorni che provo svariate cose, ok? Quindi a mettermi sui cornicioni, a mettermi sui ponti, a mettermi in mezzo alla strada, a mettermi in determinate situazioni per cui la polizia poteva o spawnarmi accanto o spawnarmi a vaffanculo. Come vedete, ci sono riuscito in vari modi. Nel senso che se mi sono andato a mettere su un edificio sopra il tetto dove la polizia non può letteralmente arrivare da lontano, ma deve per forza spawnarmi sul tetto perché sennò non ha modo per raggiungermi, allora la polizia mi spawnerà accanto. Se invece sono per esempio su un ponte o in una piazza, la polizia mi spawnerà molto lontano e avrò il tempo prima di tutto di vederla e seconda cosa di controbatterla. Quindi questa è la prima cosa. Prima invece la seconda opzione, quindi stare in mezzo a una piazza e la polizia che spawnava lontano, non avveniva, ti spawnava comunque accanto e ti ammazzava. Quindi anche questo è comunque un aspetto di miglioramento, che però comunque non funziona. In un modo o nell'altro non funziona. L'unica cosa, l'unico secondo me aspetto positivo di tutta questa faccenda è che una volta che vieni segnalato, tu hai il tempo di scappare.
Prima questo tempo non esisteva, adesso hai circa dai 30 secondi al minuto prima che arrivi il primo drone della polizia. A meno che ovviamente non vai a sparare direttamente ai poliziotti. Quindi, questa è un buon modo per commettere un crimine, chiamare la propria auto, prendere la propria auto e andarsene. Se si è in auto, la polizia ti ignora. Quindi vieni segnalato, ma dopo poco la segnalazione decade e fine lì. Questa è l'unica nota positiva che nella patch 1.2 viene inserita. Per tutto il resto la polizia è ancora rotta. Se non si è in una determinata zona aperta, se non si è in una determinata zona della città, ma si è in zone particolari come possono essere viuzze o come possono essere tetti di palazzi, la polizia ci spawnerà sempre accanto. E è una questione di proprio di sistema. Non può essere sistemato questo fattore della polizia se non che venga reworkato totalmente. E immagino che le lamentele ci sono state, perché comunque ho visto migliaia di video su questa cosa per segnalare a CD Projekt che ancora la polizia non funziona. Ebbene, questa cosa sicuramente verrà reworkata. Spero prima della DLC. E spero che venga sistemata in maniera più consona. Ma voglio un attimo vedere come si può sistemare e che cosa dovrebbe fare realmente la polizia. E soprattutto voglio sapere che cosa ne pensate voi di questa cosa. Sono sicuro che il 99% di voi diranno sì, è da reworkare, bisogna rifarla. Ma vorrei sapere più che altro come vorreste che fosse fatta la polizia. E soprattutto come vorreste che si comportasse la polizia nei vostri confronti e nei confronti della città. Quindi, per me la polizia dovrebbe comportarsi in due maniere. Prima di tutto, quando si viene segnalati per un crimine, questa cosa non decada a meno di non pagare una taglia. Questa è una cosa fondamentale, secondo me. Cioè, sei segnalato dalla polizia, la polizia ti ricerca sempre, indiscriminatamente. Se sei segnalato a uno, la polizia ti ricerca passivamente, cioè se passi davanti a una pattuglia, la polizia ti segnala, ti vede e ti insegue. Hanno le auto, perché non farlo? È una cosa molto semplice. La seconda cosa è quando si è in auto e si è comunque, per esempio, io ho iniziato a investire persone su persone arrivando a 4 stelle di ricercato, è giusto che la polizia faccia dei posti di blocco, o meglio, spawnino dei posti di blocco, come per esempio succede in GTA, dove se tu cerchi di scappare con l'auto, sei bloccato. Devi o sfondare il posto di blocco e combattere contro di loro per poi andartene. Quindi, secondo me, anche quello. Terza cosa, ma perché non utilizzano le macchine volanti? Cioè, ci sono, gli AV ci sono, perché non usarli? Perché non usarmi per dar la caccia? Cioè, nella prima parte del gioco si vedono gli AV arrivare per sedare una determinata cosa in una strada. E che fa parte della polizia. Perché non vengono utilizzati quando si è ricercati a 4? Semplice. Io non vedo problemi. E soprattutto che la polizia arrivi con le auto. Cioè, ci sta che sponi, perché non è che può essere ovunque. Ci sta che sponi a distanza, ma ci sta anche che arrivino con le auto. Non a piedi correndo. Figa, ci sono le macchine volanti. Gli AV, le moto, le auto autoguidate, i droni, i Mac. Ma figa, ma utilizziamoli per fare arrivare letteralmente gli agenti da noi, non che spawnano e corrono da noi. È una cosa che mi manda ai matti questa. Quindi, che dire? Fatemi sapere la vostra, perché io ho un sacco di idee, ma non so come dirle a quelle di CD Projekt. Quindi, fatemi sapere la vostra. Per me la polizia è ancora rotta. Bisognerà sicuramente reworkarla. E io non credo di avere altro da dire. Dopo 4 giorni di continui gameplay, sparando a gente a caso, facendo spawnare la polizia in tutti i posti, non ne sopporto, non la sopporto più. Quindi non sappiate che questo è l'unico video che vedrete sulla polizia, perché non voglio più rifarlo nella mia vita. Io non so di non aver detto tutto, perché ci sono migliaia di cose da dire, ma la sensazione è questa, la sensazione è quella che CD Projekt ha tentato in qualche maniera e modo di risolvere un problema irrisolvibile e ovviamente non c'è riuscita. È un palliativo che sfortunatamente non ha funzionato, quindi vabbè, CD Projekt ci hai provato. Stavolta però non ci sei riuscito come con la guida. Dai, con questo è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video e GG a tutti quanti.